My Standards è un progetto che nasce proprio dall'esigenza di pubblicare un disco di jazz e per certi versi è un po' un ritorno alla mia prima produzione artistica. Infatti il mio primo album era prettamente un disco jazz. Poi negli anni ho fatto delle scelte più trasversali, quindi coniugando delle matrici jazz ad altri stili. Come dice insomma il nome stesso, sono degli standard a tutti gli effetti, seppure composti da me, quindi composizioni originali, 10 in totale. E alcuni sono stati scritti negli anni, alcuni hanno anche molti anni, altri sono più recenti, mentre solamente 2 di questi 10 brani sono stati proprio realizzati in studio insieme ai musicisti nell'ottica dell'improvvisazione radicale, quindi frutto di un'improvvisazione collettiva basata sul momento. Per quanto riguarda la scelta dell'intonazione a 4:32, questa si basa su alcune mie ricerche, insomma, che effettuo da anni, e poiché insomma ritengo che sia anche importante, oltre alla conoscenza delle note, la conoscenza dell'armonia e del ritmo, comprendere anche la natura stessa delle frequenze che costituiscono la musica. Quindi se andiamo a scavare a fondo anche nell'antichità, scopriamo che ci sono delle frequenze specifiche, dei numeri specifici che costituiscono poi un'armonia generale nella musica. E quindi, insomma, ci tengo particolarmente a dare presenza di questa intonazione a 4:32 in questo nuovo lavoro. L'ensemble utilizzato in questo lavoro è abbastanza variegato, in quanto vi sono 2 sezioni ritmiche principali, costituite da Domenico Benvenuto alla batteria, Paolo Mazziotti al basso elettrico e poi l'altra parte della sezione ritmica è Nicola Scagliozzi al contrabbasso. In più vi è la presenza del sassofonista Alberto Laneve e su un brano compare il vocalist di origine libica Esharef Alimagagh. E diciamo che questo ensemble si differenzia in tutto il lavoro da brano a brano. Mi ritengo molto soddisfatto di questo lavoro, sia da un punto di vista artistico sia da un punto di vista tecnico, e per questo insomma il mio caloroso invito ad ascoltarlo.